struttura gigantesca dello stabilimento ricorda una fabbrica del XIX secolo, un colosso rispetto alle abitazioni circostanti. Le riprese effettuate dall'alto rimpiccioliscono e schiacciano ogni cosa. Una neve fredda e turbinosa, assieme alla musica, contribuisce a creare un clima alienante che lascia intuire come la storia non segua i binari immaginati dal pubblico. Esistono film dove il regista decide scientemente di generare tensione e, in alcuni casi, paura, affidandosi a fattori apparentemente secondari. La fabbrica di cioccolato, il colossal cinematografico diretto da Tim Burton, ne rappresenta un felice esempio. La sceneggiatura, tratta in modo abbastanza fedele all'epico romanzo di Roald Dahl, è quanto di più fantastico possa esistere, un piccolo capolavoro di genere degno del suo regista, senza dubbio geniale. Fin dalle prime scene si percepisce una sottile tensione, senza che nulla di speciale accada. Macchine veloci ed efficienti preparano e impacchettano le deliziose cioccolate perché, nella gigantesca fabbrica, non c'è traccia di esseri umani. Perfino i camion che lasciano il piazzale imbiancato dalla neve sembrano muoversi da soli. Non c'è, nelle riprese, in particolar modo all'interno della fabbrica, una taglia a misura d'uomo, ma questo solo finché arriva il cioccolato con il suo messaggio. Una metafora potente di dolcezza, di bontà, di calore, di allegria, di allegra condivisione, di dono. E tutte le immagini in cui il cioccolato è protagonista restituiscono immediatamente il significato della bontà che scorre a fiumi, proprio come il fiume di cioccolata scorre all'interno della fabbrica di Willy Wonka. Un fiume morbido, avvolgente, che profuma e corrisponde quasi al respiro stesso della famiglia, al sentimento che la anima, o che perlomeno la dovrebbe animare, che la muove e la sostiene. Quindi la famiglia dovrebbe essere il luogo ideale in cui il cioccolato, ossia il bene e l'affetto, viene prodotto, realizzato e mantenuto vivo. È la famiglia il vero significato della fabbrica di cioccolato. Se è l'amore ad alimentarla, anch'essa produrrà amore. E in contrapposizione, cosa c'è? C'è la fabbrica automatizzata, tetra, isolata, dove la bontà è divenuta meccanica e dove la famiglia si è totalmente arresa e spenta. Sono Renata Cantamessa e questa è La Buongiornezza, la mia coccolazione di pensieri di ripartenza legati alla vita di grandi personaggi che, a dispetto di prove e difficoltà, ce l'hanno fatta.